Allora, si chiama di analisi matematica 2, però contiene al suo interno una parte di algebra lineare, quindi sarà più correttamente algebra lineare e analisi matematica 2. Il mio nome il vostro docente per quanto riguarda questo corso. Diciamo, in realtà per quanto la videoregistrazione abbia l'intestazione di ingegneria industriale, stavolta effettivamente il corso fatto lo faremo ingegneria industriale. Il corso di analisi 1 che potete trovare su web l'ho erogato invece a ingegneria informatica e telecomunicazioni. Comunque è disponibile su web, quindi per quanto riguarda analisi 1 chi volesse, diciamo, trovasse utile fare riferimento anche a quelle lezioni lo può fare. Per quanto riguarda il testo, diciamo, per adesso vi do soltanto il testo per quanto riguarda la parte di algebra lineare. Per quanto riguarda la parte di algebra lineare userò come testo di riferimento questo qui. Ok. Fate attenzione perché lo stesso autore, in collaborazione anche con altri autori, ha pubblicato vari testi di algebra lineare. Questo secondo me è quello che è più aderente per quello che è possibile alla parte di algebra lineare che svolgeremo durante il corso. Ha esattamente questo titolo, ce l'ho qua. Poi naturalmente ci sono anche altri testi di esercizi, però gli esercizi, io dico sempre, per il testo di teoria più o meno è utile avere un testo di riferimento che ovviamente va integrato con le lezioni, con diciamo quello che viene fatto qui, perché non ci sarà mai una corrispondenza precisa, perfetta al 100% tra quello che dirò e il testo. Per quanto riguarda invece gli esercizi, la regola è: più ne fate, meglio è. Potete prendere dove vi pare. Lo stesso autore ha scritto testi anche di esercizi, altri testi di esercizi. Mano a mano che faremo gli argomenti, faremo qualche testo dagli esercizi che sono stati dati nei compiti degli anni scorsi. E anche lì appunto ci succede il materiale, molti esercizi li faremo anche durante il corso, svolgeremo anche durante il corso, e poi ci sono anche molti esercizi che si possono reperire su internet, diciamo, su corsi di varie università. Quindi da questo punto di vista la regola generale per quanto riguarda gli esercizi: più ne fate, meglio è. Ok, esauriti questi preamboli, allora, il problema è che noi dobbiamo cominciare con questo argomento, algebra lineare. Per fare questo dobbiamo richiamare il concetto di campo e poi dobbiamo dare il concetto di spazio vettoriale. Ora, purtroppo qui io farò una parte un po' teorica, però lo ritengo necessario perché è utile fissare una volta per tutte le proprietà astratte sia di quello che è un campo sia di quello che è uno spazio vettoriale. Poi naturalmente faremo numerosi esempi, diciamo, di spazi vettoriali, qualche esempio di campo, non tantissimi, e quindi procederemo velocemente, però questa parte astratta la farò. Non so quanto vi sia stato, diciamo, dettagliato il concetto di campo, può essere che l'abbiate già visto in analisi 1. Se non l'avete visto in analisi 1, io adesso ve lo ripeto, lo ripeterò un po' succintamente, perché io in analisi 1 l'ho fatto, e quindi se poi quello che faccio adesso non vi basta, volete ulteriori precisazioni, ci sono le lezioni di analisi 1 su web e potete andarlo a vedere.
Allora, cos'è un campo? Allora, per dare il concetto di campo dobbiamo dare un insieme, chiamiamolo X, e dobbiamo dotare questo insieme di due operazioni interne, che normalmente vengono indicate con il più e con il per. Cioè dovete immaginare un qualcosa all'interno del quale si possono fare due operazioni, l'operazione di somma e l'operazione di prodotto. Più è un'operazione interna, questo significa che va da x cartesiano x a valore in x. Cioè significa che io ho che alla coppia x-y appartiene a x cartesiano x, associa un unico elemento che è quello che si chiama la somma di x e y, x più y. Quindi, diciamo, questa è una scrittura leggermente formale, però insomma sicuramente il prodotto cartesiano l'avete fatto. Quindi io l'idea è, ho due elementi del mio insieme x, posso fare un'operazione che si chiama somma, cioè sommarli e ottenere un elemento che indicherò con x più y. Pensate per esempio ai numeri naturali, ai numeri interi, ai numeri reali. Fino a qui diciamo ci sono parecchi insiemi sui quali si può fare la somma, i numeri complessi. Vedremo molti altri esempi stavolta facendo. Oh, questa somma però deve godere di un certo numero di proprietà. Allora, prima proprietà, oltre a essere un'operazione interna, questo va da sé, diciamo, deve esistere quello che si chiama l'elemento neutro della somma, cioè lo zero. Seconda proprietà, in realtà la sto dicendo in ordine probabilmente non corretto, questa è la proprietà che si chiama proprietà associativa. Ok, fermiamoci un attimo e esaminiamo queste prime due proprietà. La prima dice semplicemente che c'è un elemento speciale che si chiama elemento neutro della somma, che poi altri non è che per esempio nei numeri reali o nei numeri interi è lo zero, che questa soddisfa questa condizione, cioè 0 più x è uguale a x più 0 fa sempre x. Cioè se io sommo, perché scrivo 0 più x e x più 0? Non è la stessa cosa? No, fino a che io non dico che la somma sia commutativa, per esempio, non è la stessa cosa. A priori non è la stessa cosa. Quindi io devo specificare che sia questa somma, quando faccio questa somma io sto mettendo qui 0 e qui x e il risultato deve fare x. Quando faccio quest'altra somma sto mettendo qui x e qui 0, il posto, diciamo, il prodotto, diciamo la posizione potrebbe essere importante. In questo caso non è importante, cioè faccio 0 più x, o faccio x più 0, deve venire sempre x. 0 è quello che si chiamerà l'elemento neutro della somma. E ogni volta che parliamo di somma, l'elemento neutro in genere si indica sempre con questo simbolo, si chiama sempre 0. Anche con un simbolo molto simile, per esempio quando faremo la somma dei vettori geometrici,
l'elemento neutro della somma sarà il vettore nullo. Ok? Ok. Questo lo capiremo meglio quando faremo i vettori giunti. Poi, un'altra proprietà che probabilmente dovevo enunciare prima di questa. La somma goda di questa proprietà fondamentale che si chiama proprietà associativa. Cioè, sarebbe a dire, la somma, per come è stata definita, è una somma di coppie. Io ho x, ho y, faccio la somma. Non posso fare la somma di tre elementi. Non è definita. Ok? Allora, come si fa a fare la somma di tre elementi? Posso mettere delle parentesi. Cioè, posso fare, se ho queste somme, posso fare prima la somma di questi due, poi tutta la somma con x. O viceversa, posso fare prima la somma di questi due e poi il risultato sommarlo con z, diciamo questa a sinistra e questa a destra. Ok? Ecco, la proprietà associativa mi dice che se faccio la somma in questi due modi, il risultato viene lo stesso. Come esempio, pensate al solito ai numeri, per esempio, interi. Se io ho 5 più 7 più 3, questo fa 5 più 10 che fa 15, oppure 5 più 7 più 3 fa sempre 12 più 3 che fa 15. Terza proprietà. Per ogni x appartenente a x esiste, per questi simboli, vabbè, avendo fatto analisi 1 li saprete sicuramente usare con profitto, esiste un unico elemento meno x tale che meno x più x è uguale a x più meno x è uguale a z. Questo si chiama l'elemento opposto. O inverso rispetto alla somma. Ok? Elemento opposto oppure inverso rispetto alla somma. Quindi ci deve essere l'elemento neutro della somma, ovvero ci deve essere la proprietà associativa, ogni elemento deve possedere un altro che sommato rispetto al primo dia l'elemento neutro, cioè lo zero, e si chiama elemento inverso rispetto alla somma oppure opposto. Ecco, ripeto, noi abbiamo dato questo esempio, però ogni insieme, con ogni operazione interna che gode di queste proprietà, quando arriviamo fino a qui, già ha un nome. Queste proprietà, fino a questo punto, mi dicono che l'insieme x con l'operazione interna di somma è quello che si chiama, si dice, gruppo. Un insieme x dotato di un'operazione interna di somma che goda di questa proprietà si dice gruppo. È inutile stare a perdere tempo adesso a fare più esempi, li faremo molti, diciamo, ma più in là, una volta, perché le proprietà ancora da scrivere sono tante. Allora, chi è un gruppo? Vedremo, per esempio, che un gruppo rispetto alla somma possono essere, vediamo un po', i numeri naturali sono un gruppo rispetto alla somma? Chi sono i numeri naturali? I numeri che si ottengono contando, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, sono un gruppo? No. No, perché? Perché non c'è zero. Innanzitutto non c'è zero. Mettiamoci anche lo zero. Partiamo da 0.
non c'è l'opposto. 3, l'opposto di 3 fa meno 3. Cioè, per meglio dire, lasciamo stare l'opposto di 3 fa meno 3, questo presuppone che abbiamo già costruito i numeri interi. Se io prendo 3 nei numeri naturali, se prendo qualunque altro numero e lo sommo a 3, il risultato non fa mai 0. Quindi la proprietà numero 3 viene violata. Quindi i numeri naturali non sono un gruppo. E allora qual è un gruppo, per esempio, che contiene i numeri naturali però non troppo grandi? Se ci aggiungiamo tutti gli opposti, chi viene? I numeri? Cioè 0, 1, meno 1, 2, meno 2, 3, meno 3, come si chiama? Numeri interi o interi relativi? In matematica intera. Alle medie si chiamano interi relativi. Ok? Allora, gli interi sono un gruppo. Se andate a vedere, se io faccio la somma di due numeri interi, per esempio 5 più meno 7, quanto fa? Meno 2. Prendo due numeri interi, faccio la somma, esce fuori un numero intero. Poi faccio la somma con 0 e il numero rimane uguale. Ogni numero ha l'opposto. L'opposto di 7 è meno 7, l'opposto di meno 7 è un'altra volta 7. Chiaro? Quindi queste proprietà sono facili da verificare in quel caso. Vedremo poi molti altri esempi. Anche i numeri razionali, le frazioni, sono un gruppo. Per esempio. No? Le frazioni sono un gruppo, sì. Qual è l'opposto di 5 settimi? Meno 5 settimi. Non ci sono. Se sommo due frazioni, si fa la regola della somma di due frazioni, esce fuori una nuova frazione. Ok. Adesso qui mettiamo una quarta proprietà, che è la proprietà commutativa, aggiungiamo questa quarta proprietà, proprietà da 1 a 4, questo lo sai per definizione, x più è gruppo abeliano. Quindi non è che la quarta proprietà corrisponde a un gruppo abeliano, tutte le proprietà di prima più la quarta mi dicono che x con la somma è un gruppo abeliano. Per questa parola abeliano viene da un matematico, Abel, quindi è stato dato il suo nome. Matematico norvegese. Allora, dice, ma perché ci sono anche somme che non sono commutative? Ci potrebbero essere operazioni interne che non sono commutative, sì. Ci possono essere. Normalmente però noi vorremmo sempre che la somma sia commutativa, quindi noi questa quarta proprietà la vogliamo sempre. Ok? Quindi, e ancora non abbiamo fatto un campo, perché noi abbiamo fatto della seconda operazione, non abbiamo ancora parlato. Abbiamo parlato solo della prima operazione, abbiamo detto questa operazione deve essere un'operazione interna, deve godere delle proprietà 1, 2, 3 e 4. Ok? Poi abbiamo l'altra operazione. L'altra operazione, andiamo sempre qua, pure deve essere un'operazione interna.
Questo in genere si chiama prodotto. Quindi io ho una coppia XY e a questa coppia associo X per Y. Il prodotto si indica molto spesso con un puntino oppure con niente proprio, si giustappongono i due elementi. Allora, questo sta in X cartesiano X e questo appartiene a un'altra volta X. Quindi anche il prodotto è quella che si chiama un'operazione intera. Perché parlo di tutte queste proprietà? Sembra una cosa noiosa e scontata. Però quando andiamo a vedere ci saranno tante operazioni che non avranno tutte queste proprietà. Per esempio, quando andremo a fare il prodotto di due matrici, vedremo che sarà un prodotto, però non sarà commutativo. Noi più tardi vorremo anche la commutatività del prodotto. Oppure, diciamo, quando faremo il prodotto scalare di due vettori, avremo due vettori che non saranno in generale due numeri reali, ma il prodotto scalare magari verrà un numero reale o complesso, secondo su che campo siamo. Va bene? Quindi, diciamo, queste proprietà si devono specificare perché diciamo, nulla bisogna capire meglio di quello che è scontato, che delle proprietà che usiamo sempre, bisogna scriverle, perché poi uno se no non sa quali sono le cose fondamentali che sta usando. Comunque, prodotto lo vogliamo, ci vogliamo un prodotto, vogliamo che sia un'operazione interna. Poi cosa vogliamo? Vogliamo che questo prodotto sia collegato rispetto alla somma, quindi che ci siano, vabbè, intanto che sia un'operazione associativa anch'essa, quindi se io faccio x per y per z, questo deve essere uguale a x per y per z per ogni x, y, z appartenente a x. Poi vogliamo che sia collegato rispetto alla somma, cioè vogliamo che valga questa proprietà: x per y più z è uguale a x per y più x per z, e poi che x per y per z sia uguale a x per z y per z. Chi si ricorda come si chiama questa proprietà? Distributivo. Distributivo. A sinistra e a destra. Da tutte e due le parti. Quindi io voglio che quando faccio questo sviluppo, la parentesi si sviluppi in questo modo: prodotto per una somma si possa sviluppare così. Ecco, se arriviamo fino a qua, x più per si chiama anello. Come prima, insomma, le proprietà fino a questa qua inclusa mi dicono che a stavolta l'insieme non è, vabbè, innanzitutto non è l'insieme, ma una struttura, perché c'è l'insieme, c'è una prima operazione, c'è pure una seconda operazione. Poi abbiamo queste proprietà, la somma rispetto alla proprietà che abbiamo visto fino alla quarta, e veramente anello sempre abeliano, perché la quarta è sempre una cosa a parte. Però c'è un prodotto, è un'operazione intera e distributivo rispetto alla somma. Poi c'è la proprietà 7, che esiste
un elemento che mettiamo con 1, tale che 1 per x è uguale a x per 1 è uguale a x per ogni x appartenente x. Quindi se arriviamo fino a qua, si chiama anello con identità, con l'1. L'1 chi è? Elemento neutro della moltiplicazione. Ok. Non sempre c'è l'1. Volete un esempio di un anello senza 1? Prendete tutti i numeri interi pari. Quali sono i numeri interi pari? 0, 2, meno 2, 4, meno 4 e così via. Si possono fare le somme? Sì. È un'operazione interna? Sì, perché la somma di due numeri pari è un numero pari. Ci sta l'elemento neutro? Sì, è 0. C'è l'elemento opposto? Sì, l'opposto di un numero pari è pari. La somma è commutativa? Quindi il gruppo addirittura è abeliano? Sì. Il prodotto è distributivo rispetto alla somma? Sì, vale in generale, quindi vale anche per i numeri pari. C'è l'1? No. 1 non è pari. Quindi, come vedete, per esempio, i numeri interi non sono un gruppo. Scusate, i numeri naturali non sono un gruppo, bisogna avere i numeri interi. Ma per esempio i numeri interi pari sono solo un anello, ma non hanno identità. Tutti i numeri interi invece sono un anello con identità, con l'1. Quindi noi scriviamo queste proprietà perché sono le proprietà essenziali. Tutte le altre proprietà che poi useranno, diciamo, soddisfano somma e prodotto, si derivano da qua. Quindi, allora, ottava proprietà. Cosa vorremmo? Andiamo un po' per analogia, cosa ci vorrà adesso? Esiste l'elemento anello. Poi dopo l'elemento anello cosa vogliamo per la somma? L'elemento immerso. E anche per il prodotto vorremmo l'elemento immerso. Ce l'hanno tutti l'immerso? Chi è che non ce l'ha? Zero non ce l'ha. Quindi, per ogni x diverso da 0, e 0 si sa chi è, perché l'elemento neutro della somma esiste ed è unico. Esiste un elemento che indichiamo con x a meno 1 o 1 su x, tale che 1 su x per x è uguale a x per 1 su x è uguale a 1. Diciamo, 1 su x si chiama immerso rispetto al prodotto, diciamo, quando il prodotto è quello su A si chiama reciproco. Comunque immerso, chiamiamolo meglio, immerso rispetto. Qua non ci possiamo fare niente. 0 non può avere l'inverso. Se arriviamo fino a qua, noi parliamo x con più e per si chiama corpo. Abbiamo una nona proprietà, x per y uguale a x per y, però x per y a x. Questa è la proprietà commutativa del prodotto. Se arriviamo fino a qua,
x più effetto è quello che si chiama un campo. Abbiamo dato le proprietà teoriche e adesso dobbiamo fare qualche esempio. Gli elementi di un campo si chiameranno, noi li chiameremo in algebra lineare, li chiameremo gli scalari, cioè i numeri. Allora, quali campi conosciamo? Allora, qua devo necessariamente cancellare una lavagna, purtroppo. Io tendo a scrivere abbastanza grande, questo è un bene da un certo punto di vista. Fortunatamente andiamo incontro alla primavera, quindi questo problema spero che sarà per un numero limitato di persone. D'altro canto, insomma, riscaldamento, infatti. Allora, quindi che cos'è un campo? Un campo è un insieme sul quale io ho due operazioni, somma e prodotto. Le operazioni godono di quelle proprietà, in particolare sono anche commutative, sia la somma che il prodotto. E va, senza che ripetiamo un'altra volta. Esempi di campi. Qual è il campo? Probabilmente è il primo campo che avete introdotto in analisi 1, che comunque conoscevate anche da prima. Qual è? Secondo voi? Il campo più semplice che è la nostra portata, la portata delle nostre conoscenze. Vettoriale. Il concetto di campo vettoriale è completamente un'altra cosa. I vettori non li puoi moltiplicare. A meno che se non stai in R3 puoi fare il prodotto vettoriale, ma non è neanche commutativo. Se tu fai V vettor W doppio, V doppio vettor V non è uguale, non sono uguali quasi. Quindi è bello avere fatto fisica 1, però non c'è. Qual è il campo più semplice esempio di campo numerico? Sono dei numeri dove dovete poter fare quelle operazioni là. E 1 alla 4, insomma, la somma abbiamo cancellato, abbiamo capito dove si può fare. Dov'è che posso fare un prodotto con quelle lettere?
Oh, i numeri razionali. L'esempio più semplice è U. Chi è U? Vabbè, U si può costruire, eccetera. Se volete vedere come si costruisce U, andate a vedere le lezioni della su web. Però, se lo voglio descrivere come insieme, posso semplicemente descrivere come l'insieme delle frazioni dove il numeratore lo prendo in z, quindi lo prendo col segno, il denominatore lo prendo in n, cioè diverso da 0, perché n io lo faccio partire da 1. Questa è una questione di natura filosofica, c'è chi n lo fa partire da 1 e c'è chi n lo fa partire da 0. Per me non c'è dubbio, parte da sempre, insomma, parte da 1. È una questione, se volete, di definizioni, per cui non è che non tutti sono d'accordo, ma il mio argomento in questo senso è un argomento relativo, perché una definizione è una definizione, non è che debba rispettare delle, diciamo, io sono libero di definire quello che mi pare, naturalmente, però devo farlo in maniera tale che poi le cose funzionino. Per quanto mi riguarda, l'argomento che taglio la testa al toro è il seguente: se si chiamano numeri naturali, voi provate a convincere un bambino a contare che partendo da zero. Lui guarda storto, che non capisce mai che è. Si comincia? Bambini hanno sempre cominciato a contare da zero. Quindi, per me i numeri naturali partono da 1. Poi se volete una costruzione precisa, assiomatica, eccetera, vi andate a vedere gli assiomi dei numeri naturali, se non l'avete già visto, e la costruzione razionale. In realtà l'insieme non è proprio questo, nel senso che qui noi dobbiamo avere una regola che ci dice che due frazioni indicano lo stesso numero razionale. Qual è? Quando è che due frazioni sono equivalenti? Qual è la regola? Per esempio, ditemi due frazioni equivalenti, 5 settimi, ditemi una frazione equivalente a 5 settimi. 10 14 adesso. Allora, qual è la regola? P' è primo uguale P'. Ok? Oh, questo è il campo più semplice che c'è, si può fare tutto qua, tutte quelle cose che abbiamo detto prima si possono fare. Si può fare la somma in due frazioni? Sì. PQ, P su Q più P' su Q' è uguale a PQ' più P' fratto. Poi ovviamente qua, se è il caso, potete semplificare, cioè guardate che io ho parlato, quindi posso fare la somma. Esiste l'elemento neutro della somma? Sì, chi era? Lo zero. Esiste l'elemento opposto? L'opposto di P su Q è meno P su Q. Esiste l'elemento neutro del prodotto? Sì, 1. Esiste il reciproco? Il reciproco di P su Q chi è? Q su P. Ah, dice, ma se P è 0? Ma se P è 0 la frazione è 0. Infatti, il reciproco di 0 non è previsto. Infatti è l'unico elemento che non ha reciproco. Tutte le altre operazioni, associatività, commutatività, quello che volete, sono tutte. Se devo fare il prodotto come si definisce? P su Q per P' su Q' uguale P'. Ovviamente poi si può semplificare quello che si diceva alle medie e alle superiori, semplificare, cioè usare questa equivalenza in maniera tale che questi due numeri interi abbiano massimo comune divisore pari a 1. Questa è semplificata, no? 10, 14 hanno massimo comune divisore pari a 2. Allora il 2 lo metto in evidenza, lo tolgo, rimangono 5 e 7. 5 e 7 che è uguale a 10, 14, però in questo caso il massimo comune divisore del numeratore e del denominatore è pari a 1. Ok.
Quindi per avere un campo non bisogna andare molto lontano, basta avere i numeri razionali. I numeri razionali sono venuti fuori da, diciamo, esigenze concrete. Allora, prima di continuare su questa cosa, voglio sottolineare un fatto. Io ho parlato sempre di due variazioni, di somma e di prodotto. Quando avete fatto le scuole medie, avete parlato anche le scuole elementari, avete parlato di quattro variazioni. Quali sono le quattro variazioni? Somma, sottrazione, addizione, sottrazione, prodotto e divisione. Perché mo all'università da 4 diventare 2? Vogliamo risparmiare? Cos'è la sottrazione? Vabbè, la differenza di sottrazione, tautologia. No, è la somma con l'opposto. Se io voglio fare la sottrazione, devo semplicemente prendere il minuendo, cambiarlo di segno e poi fare la somma. Chiaro? Quindi se devo fare 7 meno meno 5, allora cambia il segno meno 5 fa più 5, 7 più 5 fa 12. 7 meno meno 5 fa 12. Quindi non è che esiste la sottrazione, sì, possiamo anche poi chiamarla sottrazione perché da un punto di vista pratico corrisponde a una diversa esigenza, insomma, una cosa che io sommo se ho quantità positive, una cosa è sommare, una cosa è sottrarre. E però dal punto di vista astratto la sottrazione non esiste, semplicemente una addizione con l'opposto. E la divisione cos'è? È il prodotto reciproco, insomma, è facile. Quindi se io devo dividere per 7 moltiplicare per un settimo è la stessa cosa, dividere per 5 settimi moltiplicare per 7 quinti è la stessa cosa. Infatti la regola di divisione delle frazioni scala volte la seconda frazione, quindi è semplicemente il prodotto reciproco. Quindi in realtà una volta che abbiamo queste proprietà le variazioni sono due, non so quattro. Però diciamo che vabbè, le operazioni nascono da esigenze concrete, però tutto quello che adesso abbiamo fatto noi qua, sì è vero, ci sto perdendo tempo, l'avevo fatto già in analisi 1, quindi è in qualche modo una ripetizione, potevo dirvi se non l'avete già visto, probabilmente anche l'avete già visto con il professore di analisi 1, ma in ogni caso vi potevo dire andate a vedere su web. Però tutto sommato, primo, ripetita aiuta. Secondo, questo è la somma di 2000 anni, 2000 di più. Perché? Perché per esempio il segno meno ci ha messo un sacco di tempo per trovare la sua strada nella simbologia della matematica. Il segno meno, se mi ricordo bene, era dovuto alle spedizioni di casse, di bottiglie di liquore, se mi ricordo bene, tra l'Europa e l'America. Cioè quando la cassa non era piena, invece di dire ci sono 195 bottiglie, se nella cassa ci andavano 200, ci mettevano 5 e ci segnavano un segno sopra, cioè, ce ne mancano 5, meno 5. E il segno meno pare che un segno lungo sopra. Mi pare che venga da lì. Poi vabbè, il dettaglio se non è esatto lo andate a vedere su Wikipedia o dove va. Il problema è che non è che il concetto di dare avere non esisteva, quindi stiamo parlando di che periodo stiamo parlando? Parlando del 1600, roba così, 500, 600, non prima. Quindi il segno meno prima di allora non c'è. Oddio, non è che se tu andavi con i romani il concetto di dare avere non esisteva, ma a parte i romani, o se andavi in una civiltà preistorica, un concetto è dare due botte in testa a uno, un concetto è prendere due botte in testa da uno, non so, c'è differenza, no? Quindi il segno,
però non si esprimeva in quel modo. E così tante altre cose. Anche il concetto di zero, per esempio le cifre le abbiamo prese, le cifre decimali le abbiamo prese dagli arabi, lo zero abbiamo preso dagli arabi che però l'hanno preso dagli indiani. C'è una bella storia dietro tutto questo, quindi la somma di 2000 anni fa. Comunque, l'esempio di numerico più semplice nel quale possiamo fare tutto sono le frazioni. Con le frazioni noi possiamo fare tutto. Però, e poi mi fermo perché diciamo facciamo una piccola pausa tra una e l'altra, voi non avete studiato solo le frazioni, l'analisi 1. Anzi, l'insieme principale di numeri che avete studiato, con le quali state? Numeri reali. E mi sapete dire un numero reale che non è una frazione? Eh? 32. Non ho sentito proprio. 32. Radice di 2. Radice di 2 non è reale. Vabbè, qua non voglio veramente, non voglio insistere, io l'ho dimostrato, è una dimostrazione facilissima, la prima dimostrazione fa questa analisi, se non l'avete fatto andate a vedere su. Probabilmente l'avete fatto. Ok, quindi l'idea è che questi numeri non bastano a descrivere la realtà. Sapete passare. Allora, quali sono i numeri reali, come si contraddistingue? Quanto è uguale la radice di 2? 1 virgola? E poi seguono altre cifre. Quindi i numeri reali hanno quella che si chiama un'espansione decimale. Questa espansione decimale può continuare dopo la virgola. Come si distinguono in mezzo a questi numeri reali i numeri razionali, cioè le frazioni? Quali sono le frazioni? Questo lo sapete dalle medie in realtà. Se scrivete una frazione in numeri decimali, per esempio un terzo, quanto viene? 0,333, invece di scrivere 3,3 scriviamo 0,3. Invece un quinto viene 0,2, un settimo viene 0, allora quali sono le frazioni? Dai che ci dobbiamo fare l'intervallo, via, via. Le frazioni corrispondono ai numeri decimali che hanno un'espansione decimale limitata, limitata, cioè un numero finito di cifre, o periodica, cioè avete un pezzo che non è periodico e poi avete un pezzo che invece si ripete. Questo numero qui, una volta che uno ha dimostrato che non è razionale, avrà un'espansione decimale illimitata e non periodica, cioè non sarà possibile individuare nessun blocco di cifre che si ripete infinite. Boh. Allora, perché è così? Allora, due domande. Prima domanda, perché è così? Perché le frazioni corrispondono a questo tipo di espansione decimale? E seconda domanda,
sapreste passare da, diciamo, da una rappresentazione all'altra? Per esempio, dalla frazione al numero decimale non è difficile. Cosa basta fare? Basta fare la divisione con la virgola, o no? Ma se vi scrivo così, mi sapete dire che questo è un settimo? La regola c'è, ce la rimetti. Allora, vabbè, allora adesso ci fermiamo 5 minuti, poi la prima cosa che faccio, nella seconda, vi faccio vedere come si passa dall'1 all'1.